essenzialmente dobbiamo tenere a mente che l'obiettivo di riferimento è sempre quello di un'umanità emancipata. Un'umanità emancipata che significa assumere il punto di vista di un universale possibile, che è quello del genere umano. Ora, l'odierno sistema dominante economico finge di essere universalista, ma in realtà universalizza sempre solo l'interesse della parte, cioè quello della classe dominante sans frontiera, apolide e finanziaria. Il vero rivoluzionario è quello che guarda le cose dal basso, dal punto di vista dell'umanità offesa, per cui rivoluzionare significa conservare oggi, opporsi alla forza dominante del capitalismo, significa conservare ciò che di buono esiste ancora e che esso capitalismo sta cercando in ogni modo di distruggere. Allo stesso modo, conservare significa andare oltre rispetto a ciò che c'era, portandolo a più alte possibilità realizzate. Faccio un esempio semplice. La rivoluzione francese, che ha avuto il merito di distruggere la comunità di Ancien Régime, non ha poi prodotto un mondo all'altezza di una nuova comunità. Quindi si tratta, dialetticamente, se vogliamo ragionare con lo Hegel prima evocato, di non fermarsi al momento della dissoluzione prodotta dalla Rivoluzione francese, né di tornare a ciò che vi era prima. Bisogna andare oltre, tenendo ciò che di buono vi era prima, cioè l'idea di una comunità, e ciò che di buono ha prodotto la Rivoluzione francese, cioè il riconoscimento della libertà dell'individuo. Quindi la vera comunità non sarà né quella di Ancien Régime, dove manca il riconoscimento dell'individuo libero, né il mondo scaturito semplicemente dalla Rivoluzione francese, che è il mondo degli atomi individuali concorrenziali. Si tratterà di instaurare, quindi rivoluzionando e conservando insieme, una comunità di liberi individui uguali, cioè una comunità che faccia coesistere l'elemento etico, comunitario, sociale con l'elemento della libertà individuale, che non può essere ovviamente soppressa. Ho fatto questo esempio, ma potrebbero addurre anche altri.